Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Quest'oggi, ragazzi, sul tavolo pochissimi ingredienti che tutti abbiamo in casa. Per fare cosa? Ma voi intanto iscrivetevi al nostro canale, mettete un bel like a questa ricetta e per favore condividetela con i vostri amici. Grazie. Andrò a fare la base per fare i supplì, ma potete utilizzare questa base per fare anche altri piatti che poi successivamente vi dirò. Allora, abbiamo mezzo chilo di riso Roma, io ho preso il Roma, ma va bene anche l'arborio o il vialone nano, quello per fare i risotti. Mezza cipolla, bionda, rossa, bianca, come volete, va bene lo stesso. Magari la rossa pizzica un pochino di più, quindi mettetene un pochino di meno. Olio, mi raccomando, quello buono. Noi abbiamo il migliore in circolazione come prezzo e qualità. Vi metto in info box tutte le informazioni per riceverlo a casa. E mezza bottiglia di passata di pomodoro. Mia nonna metteva anche il burro nel sugo, faceva un pochino d'olio e un pochino di burro, però vedete voi. Ok, come primo step andiamo, ovviamente ci vorrà anche il sale, come primo step andiamo a tagliare a metà la cipolla, togliere la buccia e la metto nella padella. Ci vediamo sui fornelli. Eccoci qua. Allora, faccio imbiondire la cipolla, dopodiché, scusate, la vado a togliere e metterò giù il riso a tostare, ok? Però prima mi raccomando, fate imbiondire per bene la cipolla. Tolta la cipolla, che comunque ha aromatizzato l'olio, vado a buttare il riso nella pentola e a mescolarlo per bene per tostarlo 3-4 minuti a fiamma alta. Una volta tostato il riso, mettiamo la mezza bottiglia di pomodoro. Ecco qui. E un bel pizzicotto di sale. Poi ovviamente lo andremo ad aggiustare secondo i nostri gusti. Mescoliamo bene. Facciamo assorbire un pochino il pomodoro e poi andiamo ad aggiungere 400 g di acqua e poi eventualmente vediamo se ne serve ancora. A dopo. Eccolo pronto, dopo circa 15 minuti, mi raccomando girate sempre questo riso perché sennò si attacca e toglietelo al dente, ok? Adesso lo andiamo a mettere in una placca da forno. Per farlo raffreddare, perché ci servirà appunto per fare i nostri supplì. Ma intanto voi prendete la mozzarella, il fior di latte, il bocconcino, quello che avete, tagliatela a listarelle e fatelo sgocciolare, perché non ci serve il latte in eccesso dentro al nostro supplì, ok? A fra poco. Ecco, come vi dicevo, mettetelo dentro una teglia, distribuitelo bene e lasciatelo raffreddare. Questa è la mozzarella, o fior di latte, o bocconcino, come vi ho detto prima. Io l'ho messa su un colino e sotto c'è una ciotola. Come vedete, il latte già sta scendendo. Quindi lasciatela così, diciamo un'oretta, coperto ovviamente, in maniera che così tutto il latte in eccesso scende nella ciotolina. A dopo. Allora, il riso è completamente raffreddato. Adesso andiamo a formare i nostri supplì. Vi serviranno 4 uova con una bella presa di sale e quindi sbattute. E circa 250 grammi di pan grattato, ok? Allora prendo una parte di riso, metto il pezzettino di mozzarella, lo richiudo su se stesso in questo modo. Ok, poi lo passo nel pan grattato. Così, gli do una compattatina. Nell'uovo, di nuovo nel pan grattato. È così che diventa bello croccante. Esatto. Ok, li faccio tutti, ci rivediamo tra poco. Eccoli pronti. A questo punto
Che cosa facciamo? Riempiamo una pentola profonda con olio di semi e la mettiamo sui fornelli. Non appena arrivata a temperatura e andiamo a vedere con lo stecchino che fa le bollicine, poi dopo vi faccio vedere come, possiamo mettere giù i nostri supplì. A dopo. Allora, metto lo stecchino, se fa le bollicine intorno allo stecchino vuol dire che l'olio è arrivato a temperatura, se no usate un termometro per liquidi. Andiamo a mettere i nostri supplì. Io vi consiglio di fare così. Visto che la pentolina è piccola, ne mettiamo al massimo 3, così si cuociono bene e la mozzarella all'interno si scioglie perfettamente. A dopo. Eccoli, sono pronti. Sentite? Belli croccanti e filanti dentro. Che spettacolo, ragazzi! Adesso noi ce ne andiamo a mangiare. Che altro dire? Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti! Ciao!